Durante l'ultimo anno ho avuto la possibilità di provare un sacco di Harley, dalla Pan America, alla Sportster S, alla Street Glide, fino alla Road Glide. E proprio per questo vi dico che sono super gasato, perché la moto che vedete alle mie spalle è proprio cucita su misura per me. E quindi credo che il video possa essere interessante anche per voi, perché avendoci fatto migliaia di chilometri su tanti modelli di Harley, se ho scelto questa c'è un motivo, è proprio perché è cucita su di me e le mie esigenze. E quindi adesso vi spiego il motivo per cui l'ho presa. Come sapete, vengo dalla mia fedelissima 883. L'ho presa 6 anni fa ed è stata la prima Harley che io abbia mai guidato. Io sono andato al concessionario, non mi ero mai seduto sopra un Harley, mi sono innamorato e l'ho presa. Ci ho fatto di tutto, ho cucinato, ho fatto viaggi in tenda, siamo andati in doppio, ho fatto 30.000 km. Ovviamente la Street Glide è sempre stato un po' il sogno, no? Perché è iconica, la più grande, ha tantissimo spazio, la radio, il navigatore, sembra una macchina. Le borse sono enormi, nel senso che ci può stare davvero di tutto. Per andare al Nürburgring, raga, ci ho fatto 1.000 km in un giorno e non li ho sentiti. Però comunque la Street è abbastanza grossa, anche per stare in gruppo con gli altri è una moto impegnativa. Quindi ci voleva qualcosa di più agile. Ed è lì che è arrivata la svolta. L'8 luglio per andare a Firenze dovevo fare un chilimorchio di più e mi viene data una Lowrider S che io non conoscevo. Raga, iniziamo a fare il passo della Raticosa. Oh, ma andava di un forte. Avevo degli amici con le Street Fighter, R660, la Scrambler. Raga, io stavo dietro a loro con una facilità incredibile, senza fare fatica, cosa che comunque anche prima con le Harley il peso, tra virgolette, un pochino di più lo sentivi, no? Questa qua, oh, decido di aumentare un po' il ritmo, freni forte, sta lì. Entri in curva con l'anteriore pinzato e la senti che è quasi come una naked, una sportiva. E lì ho aperto gli occhi e mi sono reso conto che io quella moto l'avevo già provata senza sapere che modello fosse, con Paride. Raga, sto per provare la moto dei sogni praticamente. Che modello è questo? Lowrider ST. Che bello, raga. Madonna! Ma che minimo c'ha! È un martello! Ma cosa, di cosa stiamo parlando? Raga, è una mitragliatrice. Ma io a Milano con questa mi arrestano. Mamma che bella che è. No, non la voglio. Io la voglio. Ma che sound c'ha? Porca vacca. No, raga, ma va fortissimo. Madonna santa, che bella. Poi raga, provo la Riding Mod Anarchy. No! 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 Cioè, vuol dire che appena fai così va! Cosa mi stai dicendo? Cosa mi stai dicendo? Non ha senso! No, no, la rimetto in sport! Cioè, pronto subito con l'Anarchy! Deleteria per me questa cosa, perché poi mi voglio veramente di comprarla e non c'ho soldi. Mi sono completamente innamorato. Ti giuro, ma va fortissimo, suona, è bella, è comoda. Prossima. Mi informo un po' su internet e scopro che non era solo la mia sensazione. Questa, raga, è derivata dalla pista. Mi spiego meglio. Avete presente i bugger che corrono in pista? Ecco, questa ha molto in comune. Perché se vedete, le borse sono state alzate, la gomma dietro è molto più larga, gli scarichi sono originali ma verranno cambiati, la forcella è a steli rovesciati, quindi dà molto più sostegno, doppio disco, ruote in bronzo, che tra poco vi spiego anche il motivo, e poi un'aspirazione che, ragazzi, guardate, è grande quanto, cioè, no, anzi, più grossa della mia mano, cioè, per farvi rendere conto. Il motore è un 117, quindi uno dei più bombardati che ci siano, praticamente un 1950 se non ricordo male, e infatti questa si chiama Sport Touring. Le borse si tolgono con un click, quindi tiri una leva, vengono giù e tu puoi andare praticamente a divertirti in completa tranquillità. Altre cose carine per chi non conoscesse l'Harley: è keyless, vuol dire che voi vi tenete in tasca le chiavi e lei all'allarme parte da sola, così la accendete e se tirate la frizione passa subito e, tra virgolette, abbassa il numero di giri. Freccia a destra e sinistra come le Harley. Prima, che è rumorosa e si deve sentire come è giusto che sia. Hai il cruise control qui, che è la cosa più comoda del mondo. Una volta raggiunti 40 all'ora, voi schiacciate, si inserisce la spia, schiacciate giù e la moto, vedete che tiene la velocità. Se lo alzate, la moto aumenta di velocità oppure si abbassa. Se volete disattivarlo, premete il freno e lui si stacca subito. L'HUD, diciamo, l'infotainment, ovviamente passando da una Street, questo è molto molto basilare, ma è bello uguale, perché ti dà tutte le informazioni di base, nel senso che in realtà anch'io mi sono reso conto dopo 15.000 km con la Street, prima la Special, poi l'ST, poi tra tutte le Street che ho provato, comunque dopo un po' ti abitui tendenzialmente ad avere lo schermo, non lo guardi neanche più, quindi queste sono le cose primarie e che servono.
Sentite che sound che ha. Le casse le vedete lì nel cupolino e sono sparate direttamente in faccia a voi. Quindi, come vi dicevo, anche col casco integrale si sentono da Dio anche a 130 con la visiera chiusa. Per comandarle, perché in realtà, a differenza della Street, in cui nella Street è molto comodo, lo ammetto, c'è il manettino. Quindi voi avete il joystick e potete regolare la canzone, la musica o comunque anche l'infotainment. Quelle casse in realtà sono scollegate, quindi voi, per diciamo mettere la musica a passare, dovreste usare il telefono, cosa scomoda, ma anche a quello c'è una soluzione. Questo qua è un dispositivino che trovate a 20 euro su Amazon, lo collegate Bluetooth, quindi voi appena accendete la moto si collega tutta da solo in automatico. Riconferma il fatto che in Harley ascoltino le novità. Se vedete, Harley ha spottato un trend, nel senso che il club style stava prendendo piede, e lo dicono anche loro nella presentazione. Hanno iniziato a vedere che la gente iniziava a mettere i cupoloni, iniziava a nascere questo stile, quindi hanno detto: va bene, non c'è problema, è una cosa fighissima, la facciamo uscire di fabbrica così. Il cupolino, che guardate quanto è muscle, e dico muscle perché è stato ispirato esattamente alle muscle car americane. Hanno voluto prendere quello stile lì, che io adoro, perché macchina mia dei sogni sarebbe una Dodge Charger o una Corvette, o comunque una bella muscle car, e l'hanno ripresa anche con i colori. Quindi io vi giuro, ragazzi, vi prego, fatelo per me, provatela, perché è un Harley che non avete mai guidato, non sto scherzando, vi giuro, è una mina, è la cosa più bella del mondo. La cosa che mi spaventava era il motore, ok, perché ho detto 1950, un 117 consumerà un sacco, e in realtà il motore, raga, mi ha stupito, perché essendo così potente tu vai a un regime di giri bassissimo, nel senso che tu parti dal semaforo 1100, 1200, 1400 giri e la moto sta già andando, perché è una coppia che su 168 Nm ti spara fuori. Quindi tu veramente vai in città a filo gas, quindi non consumi, paradossalmente, ovvio che se ti metti a smanettare allora lì i consumi si alzano, ma non c'è bisogno, cioè vi giuro, a filo gas, lasci la frizione, va avanti, cioè i 50 all'ora li prendi senza neanche aprire il gas praticamente, talmente potente. Questa roba ti permette di risparmiare un sacco sul carburante. Beh, io qua ho il mio telefono montato, così le indicazioni, qualsiasi cosa, la musica che sto mettendo la vedo bene. Ripeto, scusate per la giornata, raga, che è grigia, ma a Milano piove da 2 settimane, quindi o lo facevo così col grigio il video oppure non lo facevo. Una cosa comoda del portatelefono che vi consiglio in generale, al di là di quadro, che è l'antivibrazione, nel senso che vedete che il telefono si muove molto, ciò permette di non sentire le vibrazioni e spaccare la fotocamera, cosa che ad alcuni succedeva. Poi a me, vedete, la Insta360, che la tengo sempre per una questione di sicurezza. Allora, qua è abbastanza invasiva, soprattutto dal video, secondo me ve ne rendete conto di meno, quando guidate dopo mezzo secondo non la notate neanche più. Questa ha già un accessorio che è il paramotore. Altra cosa importante è questo deflettore dell'aria, che vi giuro è comodissimo, perché quando iniziate ad andare in autostrada o comunque da sopra gli 80-90 vi toglie esattamente tutta l'aria sulle gambe. Il filtro cono è la cosa più bella del mondo da vedere, ad alcuni magari dà fastidio perché se siete magari un po' grossi la gamba vi tocca, ma in realtà io sono un 80 e ci sto davvero perfettamente. E tra l'altro, raga, la vedete così nera, ma la stravolgerò, inizierà una serie di modifiche, non vedo l'ora di farvi vedere perché le ho già tutte in mente. Con questa moto a fine maggio farò una gara di dragster, per la prima volta in Italia si portano i dragster, mi vedrete correre, la porterò in pista, non vedo l'ora. E poi una news ancora più importante è che io tra 10 giorni dovrei partire per la Florida, perché inizia il King of Bagger a Daytona, dove è nata la NASCAR. Prendermi la moto, girarmi Daytona, farmi 5 giorni a farvi vedere tutte le cose più incredibili, perché lì in quella settimana c'è la Bike Week, che è una delle più importanti manifestazioni e festival, diciamo, della moto. Quindi ci sarà la città bloccata piena di harleyisti. Quindi voi iscrivetevi al canale, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ciao!